Allora, giovani amici di Facebook, torniamo qui a fare incauto unboxing, in questo caso un retro unboxing, quindi è il seguito ideale dello scorso retro unboxing dove abbiamo visto il Sega Master System. Ci avete chiesto il Mega Drive, ecco qua, niente proprio di meno che la primissima edizione del Sega Mega Drive, quella uscita in Giappone, quindi questa è la versione giapponese. Vedete la scatola nella sua bellezza, questo è il primo logo del Mega Drive, poi cambierà. La console in sé, come vedremo tra poco quando la apro, è molto simile alla versione europea. In Europa e in Giappone, come forse già sapete, è stato chiamato Mega Drive, che è il suo nome, diciamo, originale, mentre negli Stati Uniti, probabilmente per un problema di copyright, venne ribattezzato Sega Genesis. Il nome in codice di questa console è la Sega Mark 5. Se vi ricordate, il Master System era la Mark 3. Vediamo dietro, c'è un bel po' di roba. Quindi Mega Shock, traduzione anche in inglese del testo in gran parte giapponese, Sega Network System, eccetera. C'era la possibilità di collegare il Mega Drive a un modem solamente per il Giappone. C'erano vari accessori molto particolari, in questi casi veramente destinati solamente al Giappone, il Power Stick, piuttosto che uscirà poi il Mega CD, eccetera, eccetera. Sui lati niente di particolare, in realtà vado ad aprire. È una console che ha una storia molto particolare perché diciamo che è la regina della guerra tra Sega e Nintendo. Siamo nei primissimi anni 90, sto facendo il contrario, siamo nei primissimi anni 90 e Nintendo è assolutamente il leader incontrastato del mercato internazionale dei videogame casalinghi. Allora, ecco qua il contenuto, guardate che bella che è questa console, mi piace tantissimo. 16 bit scritto bello grande. Stavo dicendo, siamo nel. Questa console esce ufficialmente nell'88 in Giappone, nell'89 in America e nel 90 in Europa, in un periodo in cui c'era ancora il NES, praticamente in tutti i mercati. Il Super NES arriverà solamente nel 91, quindi diciamo che è la prima console a 16 bit venduta in quantità, diciamo così. È famosa nei primi anni di vendita la campagna americana Genesis Does What Nintendo Don't, cioè diciamo che la sezione americana della Sega spingeva molto su il numero maggiore di giochi e soprattutto la varietà maggiore di giochi che il Genesis, cioè il Mega Drive, poteva offrire rispetto alla concorrenza Nintendo, che invece era più incentrata sui classici platform, molti cloni di Mario e compagnia. E soprattutto Nintendo, come forse saprete, aveva un controllo strettissimo delle produzioni videoludiche dell'epoca, quindi aveva un controllo molto stretto delle terze parti. Era molto odiata Nintendo all'epoca, era leader indiscusso, quasi monopolista, aveva oltre il 90% del mercato. Sega in realtà era molto forte negli arcade da sala giochi, ma il Master System era andato abbastanza male in America soprattutto. In Europa era andato meglio, da noi il Master System vendette abbastanza. Ma fu proprio il Mega Drive a, diciamo, dare la carica a Sega con le nuove innovazioni che portava. In primis i famosi 16 bit, ma inoltre anche più colori, più potenza, un audio stereo, eccetera, eccetera. Ma soprattutto nel 1991 arriva Sonic the Hedgehog, che è, diciamo, il titolo che fa decollare il Mega Drive, anzi meglio il Genesis, negli Stati Uniti, perché l'amministratore delegato dell'epoca, che era appena stato assunto da Sega of America, decide di
di dare veramente la carica, scegliendo una strategia di marketing molto aggressiva. E in pratica cosa fa? Decide di mettere in bundle con il Genesis in America proprio Sonic, che era il titolo di punta di Sega, e che offriva davvero un vantaggio competitivo molto grosso contro la console di Nintendo, che è appena uscita nel 91, che è il Super Nintendo, che è qui, lo vediamo qui di fianco. Il Super Nintendo offriva in realtà più colori, più canali per il suono, eccetera, però era venduto in bundle con Super Mario World, che è sicuramente un gran gioco, ma visto di fianco a Sonic era veramente abbastanza imbarazzante, perché mentre Mario, diciamo, si muoveva lentamente cercando di evitare le tartarughine, Sonic correva a palla lungo lo schermo ed era per l'epoca veramente una rivoluzione incredibile. È famosa di Sega questo tour che fece in moltissimi grandi magazzini americani, in cui faceva proprio provare fianco a fianco il Super Nintendo, il Super NES con Super Mario World, e di fianco c'era il Genesis con Sonic, e poi chiedeva agli utenti, i ragazzi, insomma, i bambini dell'epoca che avevano appena provato i due giochi, quali avessero preferito. E oltre l'80% preferiva Sonic e il Genesis. Questa è una strategia di marketing che si rifà un po' al Pepsi Challenge, no? Se andate su Lega Nerd ci sono vari articoli che parlano di queste cose, ce n'è uno in particolare sulla storia della Coca-Cola che vi racconta cos'è stato il Pepsi Challenge. Ed era proprio mettere a confronto i prodotti e far capire al consumatore che, nonostante il monopolista barra il grande leader dell'epoca Nintendo avesse un grande nome, in realtà il prodotto migliore era appunto il Genesis o il Mega Drive, come si chiamava da noi. E oltretutto, altra strategia incredibile, mentre il Super Nintendo era venduto a 199 dollari, addirittura il Genesis era venduto a 149 dollari, quindi 50 dollari in meno, con dentro il titolo di punta che era Sonic the Hedgehog. Quindi vendette tantissimo in America, fu la riscossa per Sega in generale e fu anche la base per riportare, diciamo, il mercato dei videogame casalinghi a uno stato, diciamo, normale, cioè non più con Nintendo che faceva il bello e il cattivo tempo sugli sviluppatori, distributori, negozi, eccetera, ma finalmente un periodo, diciamo, a partire dai primi anni 90 fino a poi ai giorni nostri, in cui ci sono diversi produttori che si fanno concorrenza e che non hanno posizioni dominanti. Ultimo aneddoto che racconto su Sega Nintendo: è divertente anche il fatto che mentre Nintendo aveva annunciato in quegli anni sono, ripeto, i primi anni 90, quindi era appena uscito il CD-ROM come supporto. Aveva già annunciato Nintendo di collaborare con Sony per produrre una versione del Super Nintendo che leggesse giochi su CD. In soldoni, il CD riusciva a tenere 10 volte i dati e costava 10 volte in meno di una cartuccia, per cui era proprio semplicemente una questione sia economica che di avanzamento tecnologico. Era inevitabile che i giochi andassero su CD. All'ultimo momento, al CES del 91, Nintendo, come era poi il suo stile all'epoca, senza dire niente a nessuno, annunciò invece che avrebbe collaborato con Philips. E quindi, diciamo così, fregò Sony in diretta, annunciandolo proprio davanti a tutti quanti i giornalisti e umiliando un po' Sony da questo punto di vista. Da questo caso qua nacque poi la collaborazione con Sega, perché chiaramente Sony andò verso Sega, che portò poi al Mega CD e compagnia bella, ma soprattutto alla PlayStation, che inizialmente doveva chiamarsi Nintendo PlayStation e doveva essere un'espansione del Super Nintendo. Ok, chiusa la parentesi, andiamo avanti con il Mega Drive. Quindi 16 bit, audio video intelligent terminal, high grade multipurpose use. È divertente vedere queste scritte che si rifanno sempre un po' non all'uso specifico per i videogame, perché dovete capire che
ci stavamo ancora rifacendo dalla grande crisi dei primi anni 80, in cui i videogame avevano fatto il boom, ed erano esplosi, diciamo così, avevano fatto fallire un sacco di aziende, e quindi le società che durante i primi anni 90 producevano appunto console, anche alla fine degli anni 80, spingevano le proprie console non tanto per l'uso da videogame, ma anche come multipurpose, no? In realtà poi venivano utilizzate unicamente per i videogame, salvo strane espansioni, però diciamo che il marketing puntava un po' all'audio-video, al device, computer, eccetera. In particolare il Mega Drive aveva, per la prima volta, credo, un'uscita cuffie, che è qui, si vede qui frontale, che era comandata poi, il cui volume era regolabile con uno slider qui sulla sinistra. Poi qui vedete il tasto di accensione, il tasto reset presente, il LED di accensione, due porte per i joypad che adesso vi faccio vedere e una porta espansione laterale a cui si potevano attaccare dei moduli esterni. È famoso, non fu mai rilasciato, ma è famoso un lettore di floppy addirittura che si poteva collegare qui sulla destra. Dietro vediamo le uscite, c'è una porta ext per altre espansioni possibili, c'è un tasto reset, c'è la stessa porta di alimentazione del Master System e anche del NES, ma anche del Super NES, sono tutti compatibili. E poi rivediamo la stessa porta audio-video che vi ho fatto vedere l'ultima volta sul Master System, molto comoda. In questo caso vi faccio vedere direttamente anche il cavo che serve per collegarla alla TV, che è lo stesso cavo che si può usare anche per il Master System, quindi ha da una parte il Super Video e dall'altra semplicemente la porta SCART. Quindi questa è un'ottima console per fare retro gaming anche ai giorni nostri, perché chiaramente è facilmente collegabile a una TV senza dover andare a collegarla al canale antenna, eccetera, eccetera. Vado avanti sull'unboxing, però vi faccio vedere il resto. Ora c'è l'alimentatore, chiaramente, sempre lui, 9 volt, 1 ampere, e poi c'è la Star, che è il nuovo controller del Mega Drive o Genesis. La porta è sempre molto simile a quella del Master System piuttosto che del NES. No, scusate, del Master System, appunto. Quindi controller ha 4 tasti totali, quindi 3 tasti principali più tasto start. Se lo vedete così dovreste vederlo meglio. 4 tasti direzionali. Ve lo confronto anche con il suo, diciamo, acerrimo nemico Nintendo, che rilasciò. Nintendo è famosa per fare controller della Madonna. In realtà, Nintendo è stata quella che ha sempre innovato di più sui controller, in particolare su il Super Nintendo. Già abbiamo visto come NES e Master System, su NES c'erano 4 tasti, su Master System solamente 2. È famoso, diciamo, l'episodio di Sega of America che vede per la prima volta il Super Nintendo, prende in mano il controller e rimane super stupita del numero di tasti presenti, perché addirittura il Super Nintendo aveva 4 tasti principali, 2 tasti secondari come il NES, quindi Select e Start, e altri 2 tasti shoulder, diciamo, qui sulla spalla, utilizzabili con gli indici, quindi un super controller, quello del Super Nintendo, veramente grandioso, resistente, storico, questo controller. Quello del Mega Drive era ugualmente storico, forse più anatomico, perché sul retro aveva questo incavo in cui si potevano riporre le dita sotto, aveva 3 tasti principali e il tasto Start. Mega Drive, come dicevo, che ebbe grandissimo successo in Europa, sicuramente molti di voi l'avranno avuto quando erano giovani. I giochi più famosi, neanche dirlo, chiaramente Sonic. Un altro super storico è
il famoso delfino Ecco, anche lui molto innovativo per l'epoca, e poi grazie agli accordi con Electronic Arts, anche questi molto lungimiranti da parte di Sega of America, tantissimi giochi sportivi che uscirono in quegli anni e che fecero un po' la storia del Mega Drive e della Sega in generale. Concludo questo retro unboxing consigliandovi anche un libro, faccio una piccola marchettina agli amici di Multiplayer Edizioni. Console Wars racconta la guerra di cui vi ho appena accennato, cioè proprio la guerra tra Sega e Nintendo, e di come durante i primi anni 90 ci fu questo scontro epico, soprattutto in America. La storia è incentrata grandemente sulle gesta dei direttore marketing e del CEO di Sega of America, Kalinske, che veniva da Mattel, e che fu quello che poi, diciamo, riuscì a contrastare efficacemente le strategie di Nintendo e portare Sega ai massimi livelli di competitività. Ci vediamo al prossimo retro unboxing, e se volete vedere console, computer o cose particolari del passato, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, fate share. Ciao ragazzi, alla prossima. 42.